Il est temps de retrouver notre rubrique estivale Pêche Chilogue à la découverte d'un territoire, le tout en langue corse. Et je t'ai à Ritroem et à Pierrick Nanine et Zo Imbidat, Ilipoi, Ubaez et Zerman. Bonazero, Pierrick. E buonasera, la Pestilogi biborta stasera in Bozio, in paese Isermano e più precisamente in Azoieja. A Ieja di Annunziata, allora ci siamo messi qui alla grotta di Forre Pio e Gnevala. Sermano una sessantina di paesani e oggi è festeggiata uno di Isosanti, Sant'Alesio. Per parlare stasera di obiettivi dirigere due imbidati, di Zeppo d'Orchini, vi conosciamo come Bastiaccio, ma siete in Usermanaccio. Fate parte di quelli che partecipano all'organizzazione di Sant'Alesio. Buonasera. Buonasera. E un altro imbidato che si presenta più, Sermanaccio Gunisciudo e Rigunisciudo Beasa oggi, Pedro Gelfucci. Buonasera. Buonasera. Allora, prima domanda per voi. Ci siete dalla Nade, qui, campiamo comunque una stonda particolare a livello mondiale. Come si passa a vita in paese, se stadine, per abortare, non ci sono cambiamenti? Per me non posso mica dire che ci sono stati cambiamenti, perché eravamo sempre fuori, andavamo a bere l'abe, l'urto, i sideli sgampano, perché... È vero che abbiamo l'avvantaggio che non hanno mica certi nuove città, avere un pezzo orto e una ricchezza. Dunque, a parte quando Giulia fa l'ancorte, è vero, Giulia sempre riempie su voi, tutti i giorni, mai lo stesso, e l'ora, così nuovo. E per avere meno niente per abortare a anno in paese, di stadina? Non posso mica dire che dice meno niente, comincia a giugno e piano piano, come tutti l'anno, o più è sempre stato da agosto, dunque no, non cambia nulla. Ciò che ha cambiato è forse una maniera di campare e di fare a vita, che forse a me, io mi sono visto tanti anni fa, quando la gente comincia a fare l'orto, e c'è una massa di gente che si è messa a fare l'orto, dunque forse è un'altra maniera di campare che lo giurerà a rivere, e forse a una maniera. Mi è caduto in mettere tutto nello stesso sacco. Allora, Zeppo d'Orchini, oggi è il 17 luglio a Sant'Alesio, per il paese Isermano. Mantenere questa tradizione, questi paesi qui, perché è importante? Sono giornate proprio per dire che sintetizzano le tradizioni religiose di un paese. Qui l'hai detto, c'è Sant'Alesio oggi, c'è Sant'Agostino in tutto agosto, e Alesio e Agostino era un uomo di due fratelli che hanno mantenuto il canto qui, a quale rendiamo spesso omaggio perché li vediamo assai. Elo e tutti i parenti di Pedro e l'altro che hanno cantato qui durante anni e anni. Dunque, in onore e in memoria sta gente qui che egli stessi ci hanno trasmesso ciò che gli hanno imparato dall'antichi, gli è proprio un dovere per noi di tramandare questa tradizione qui, perché chi gli è avere ricchezza di sti luoghi e uso stinto e chi ce la mantiene, anche così oggi nei paesi diventa difficile da radicarsi e da radicare sempre queste pratiche. Allora, noi giriamo in Sant'Alesio con voi tutta la giornata, fidiato il riporto che abbiamo fatto con Cristian Giuliano. Asimerida a Gappella in Sant'Alesio. Ogni 17 luglio, i sermanacci, ma mica soli, con d'astri, piano alla stessa strada. Ma per appena i bambini. Ciò la tipa per giungere a Gappella e da su sciappale s'abrono le porte di Ugurtinese e di Usignore. Riombano i ganti davanti a una trentina di persone, una messa detta vora per un santo bogo vestigiato in Corsica. Infatti, Sant'Alesio ripresenta soprattutto a Garida. Sant'Alesio per me, ciò che io posso dire, non lo conoscevo mica prima di quella qui, è un santo che tutta la sua vita l'ha messa al servizio dell'astro, è ciò che io domando a Gesù Cristo. Adesso al servizio dei nostri fratelli, soprattutto dei bicciughi, quelli che soffrono, della sua mente, come io detto, e della sua carne. Per i sermanacci, a Sant'Alesio è una delle veste di Ubaese e ferma di maniera più larga come un appuntamento di primura per i buzinchi. Signore, ascolta la preghiera. Maniera di ritrovarsi e poi di nuovo assicurare una certa continuità, una tradizione di ciò che gli hanno lasciato le generazioni passate. Ah, si sa che siamo pochi o siamo pochissimi per uso, per campagna in generale, e cerchiamo di dare un po' di vita di questa maniera qui.
doba eston de religiose, tocca e badiele e us puntino. E un rido pe o paese perché ci ritroviamo tutti l'anno, o 17 di luglio, pe Sant'Alesio. E avemo da bui, eu da bui diuga, dunque di generazione in generazione, e una data che non si può mica mancare. Giovani o più anziani, Sant'Alesio pro ad unisce sempre in un rudione o oggi, poco bobulato ma che spera sempre beneficia d'un soffio no. Allora siamo una bieve dove c'è un'origine pogaiente, qui in Serma non c'è manco un caffè, dice Podorchini. Questo appuntamento, come oggi, si vede, forse l'ultimo momento per creare una lea sociale tra gente. E disgraziatamente sono momenti veramente forti e a scommesse di prolungare questi momenti più comodi. E abbiamo una densità di popolazione in questi paesi che è quella di un deserto dell'Arabia Saudiana. 3-4 abitanti a un chilometro quadro non è mica possibile. Il centro di agosto era a matrice di un nostro istinto, della nostra cultura, e ciò è veramente che l'adorni questa matrice. Dunque ciò l'ha inventato un altro modello, giusto appunto a cultura è uno dei pilastri di un sviluppo economico, perché non c'è nulla di più moderno che la tradizione. E ciò questa bella declina oggi fanno veramente un centro di un nuovo progetto economico e un nuovo sguardo che si investisce in politica, per diventare prima giunto, con tempo non sta saliente qui su via di nuovo per fa chi su progetto diventi veramente realtà, c'è assai possibilità. Allora, se contate assai, oggi ne possiamo testimoniare, le visto in Doriborto, Sermano, paese comunque di Uganto, verso di Sermano, Pedro Gelfuccio, a chi ne siamo di concerti, di stadina, sappiamo che comunque è importante per voi, a chi ne siamo, ci ne concerti, i brevisti? Tutto è stato annullato, via di questa bestia che gli hanno mandato. Ma noi continuiamo a lavorare, posto che i progetti mancano mica, perché Sermano penso, è un luogo culturale, è la nostra ricchezza, non abbiamo mica il petrolio, ma abbiamo i nostri canti e le nostre tradizioni. E dunque è qui che noi proviamo a mettere in marcia e in valore qua noi la municipalità. E dunque io sono caricato di culturale, dunque hai un lavoro che mi aspetta, un travaglione, ma hai una massa di progetti e qui penso di portare a fine. Allora, allarghiamo appena la vita paesana, questi paesi si vedono anche quest'anno, c'è di meno meno il mondo che ci viene. Come va le rivisce Giuseppe Podorchini, ci ride sempre voi? Ne parliamo da voi anni e anni di piani di rilancio di tutto questo, come va le rimbevisce? Più che mai ci credo, perché chi penso che è mutato un vento da momento ado e chi un peggio un paese. C'è un bisogno, la nostra gioventù si sente di più in più, gente giovane, capace, pratichi, che si installano, che montano progetti veramente forti e si nudi, veramente istinto e pensato in più di questo. So il futuro della nostra economia, della nostra sostanza sociale, e ciò la aiutarli, ciò è che la via aperta ognuno deve uso terratico di un progetto territoriale forte che torna una volta pigliesse in conto un nostro potenziale, tutto ciò che avevamo, che ha fatto, che ci hanno legato l'antichi, e mica considera la tradizione come qualcosa di bassa d'odio e di bassa disto, ma come veramente a radica di un bene veramente virtuoso. Allora, Pedro Gelfuccio, poi l'ha detto avanti Giuseppe Podorchini, si è prima giunto qui a in Sermano, sa vita montagnola, poi ci grida, sappiamo chi ricchezza crea per fare buttare gente in questi paesi? Dico, c'è una massa di affari, voglio che lo sia tanta l'energia, che lo sia tante nuove le tecnologie e tutto questo, penso che non è qui. Siamo in un nostro secolo, è vero, non ci scaliamo mica a Vugone, non ci scaliamo mica a Lumere, a Oio, dunque appoggiamo un bottone e si incende. Chi manca, dunque, politica o i soldi, spero che la volontà politica, posto che ci sono stati scambiamenti politici, dunque spero, e giustamente che a noi la collettività, posto che sono gente che non conosciamo abbastanza, ci aiuteranno ad andare in questo senso qui, perché è vero, un'erba di guerra, tutto il mondo lo sa, sono i soldi. E senza soldi è vero, non si può costruire nulla.
Donc, è questo lo più importante. Ringraziare Pedro Galfucci, ringraziare Bettino Aboi, Zeppo Dorchini. Allora, questi luoghi ritroverete dei gabiti ogni settimana e ben da regibene saremo in orto, in due isole.